Arriva il via libera a Napoli per la realizzazione di tre nuovi parcheggi in città, strutture che dovrebbero sorgere in via Cerlone a Fuorigrotta, via di Ruggero al Vomero e anche in piazza Vittoria a Chiaia. Dopo l'ok della giunta, la parola ora passa al consiglio comunale, ma è polemica. Sergio D'Angelo, capogruppo di Napoli Solidale Europa Verde, esprime perplessità e ribadisce: il futuro è una città decongestionata dalle auto. Ho molte perplessità perché gli orientamenti delle principali capitali europee prevedono che i parcheggi siano realizzati fuori la città, perché appunto bisogna scegliere quale futuro coltivare. Io penso che l'unico futuro coltivabile sia avere una città decongestionata dalla presenza delle auto. Secondo D'Angelo, bisognerebbe incentivare ZTL e aree pedonalizzate, ma avverte. Per farlo occorre poter contare su un buon trasporto pubblico che la città di Napoli non ha ancora, insomma, perché deve completare la metropolitana e deve implementare il trasporto su gomma e possibilmente un trasporto ecosostenibile. E dunque disincentivare l'uso delle auto, precisa l'esponente di Napoli Solidale Europa Verde, potenziando il trasporto pubblico. Puntare più speditamente, tenendo un passo diverso sul trasporto pubblico e sul completamento quindi della metropolitana e soprattutto sull'arrivo dei 10 treni che stiamo aspettando già da tempo, che consentirebbero di ridurre i tempi di passaggio dei treni a tempi europei, vale a dire 3 minuti.